Abbiamo visto che nei corpi solidi il calore si propaga prevalentemente per conduzione, invece attraverso i fluidi, quindi liquidi e gas, si propaga per convezione, che è il trasferimento di energia termica, cioè di calore, con trasporto di materia, perché ci sono correnti di materia nei fluidi. Per esempio, l'acqua che si trova dentro una pentola, su un fornello, all'interno ha delle correnti convettive, che trasportano l'acqua calda verso l'alto, mentre l'acqua più fredda scende verso il basso, dalla parte esterna della pentola. Infatti l'acqua che si trova in basso al centro della pentola, sul fondo, che è direttamente a contatto con il fondo della pentola rovente, si dilata e diventa meno densa con la spinta di Archimede, essendo meno densa, più leggera dell'acqua circostante, con la spinta di Archimede quest'acqua meno densa sale, e crea la corrente convettiva ascendente ed è sostituita dall'acqua più fredda che crea corrente correttiva discendente, acqua più fredda che scende dalle pareti laterali. Quando quest'acqua fredda arriva a contatto con il fondo della pentola, quindi con la zona più calda, si scalda e a sua volta si dilata e sale ricominciando il ciclo convettivo. La stessa cosa accade in un cammino. Stavolta con un gas, quindi l'aria, prima era con l'acqua, si crea una corrente ascensionale di aria calda che porta via anche il fumo che così non entra nella stanza. I moti convettivi dell'acqua avvengono anche nei tubi degli impianti di riscaldamento a termosifone. L'acqua riscaldata dalla caldaia sale verso l'alto, mentre quella più fredda scende e ritorna alla caldaia. La stessa cosa accade con l'aria di una stanza, quindi con un gas. Nei radiatori passa l'acqua calda, i radiatori a loro volta scaldano l'aria intorno e si creano questi movimenti, queste correnti d'aria, correnti convettive che portano l'aria calda in alto e man mano che quest'aria poi si raffredda scende verso il basso e ricomincia il ciclo convettivo. Infatti se noi per esempio mettiamo un qualcosa di molto leggero qui sopra al termosifone, sopra al radiatore, vediamo che si muove, si solleva leggermente come se ci fosse un vento, un leggero vento, che infatti è il movimento dell'aria, questo movimento convettivo dell'aria che va verso l'alto. Le correnti ascensionali dell'aria sono anche utilizzate da uccelli e alianti e deltaplani.